D'accordo, magari non passerà alla storia come il famoso 4-3 d'Italia-Germania dei mondiali del 70, ma Regina e Catanzaro regalano comunque un pomeriggio indimenticabile, una girandola di gol e di emozioni, una sorta di viaggio sulle montagne russe, 90 minuti di spettacolo allo stato puro, con il Catanzaro a dettare legge per un tempo, il primo, 4 gol in poco più di mezz'ora, 4 gol per mettere subito in chiaro le cose e scavare un solco profondissimo, Cevoli ci si ritrova dentro fino al collo per via di un atteggiamento troppo remissivo. La scelta di affidare le chiavi della difesa al giovane Pogliano in un 3-4-2-1 a forte vocazione difensiva, vista la presenza sugli esterni di Procopio e Kirvan, si rivela azzardata e un invito a nozze per Auteri, uno che non ama certo i tatticismi, preferisce comandare il gioco. Da sempre il suo Catanzaro è ormai un ingranaggio perfetto, l'esaltazione del collettivo. Le Aquile ci mettono 2 minuti appena per mandare in crisi la difesa Amaranto e Dursi a beffare con Fente al termine di un'azione manovrata e la fotografia del primo tempo Amaranto, un primo tempo da incubo con il Catanzaro indiscusso padrone del campo. Il gol del raddoppio dell'ex Bianchimano che segna e non esulta è un colpo al cuore dei tifosi Amaranto accorsi in massa per il derby di Calabria. 2-0 dopo appena 4 minuti è l'inizio di un dramma sportivo che si consuma sotto gli occhi di un Pogliano in evidente stato confusionale. La Regina prova a reagire con De Falco ma la conclusione del centrocampista sfiora il palo e finisce sul fondo. Ci prova anche Bellomo, ma Furlan è un gatto. Ma chi pensa che il Catanzaro possa alzare il piede dall'acceleratore si sbaglia. Non è nel DNA di Auteri e il Catanzaro dilaga. Con Fente prova a limitare i danni, ma la Regina è ormai allo sbando e al minuto 33 Celiento cala il tris, beffando ancora una volta Pogliano. Passano 2 minuti e la gara assume i contorni della disfatta e Dursi in contropiede a chiudere i conti al termine di un'azione da manuale 4-0 e sul granillo cala il gelo anche perché il Catanzaro continua ad imperversare, la gara andrebbe sospesa per manifesta inferiorità, ma il calcio si sa è uno sport meraviglioso e a volte basta un episodio per cambiare l'inerzia di una gara e l'episodio si materializza ad inizio ripresa quando Bellomo estrae dal cilindro un gol da urlo che di fatto rianima le speranze Amaranto. Gli ingressi di Dumbia e di uno scatenato Salandria fanno il resto e quando Bellomo e Baclea al minuto 56 innescano così Dumbia per il gol del 4-2, il granillo diventa una bolgia, il Catanzaro adesso barcolla e rischia grosso quando Baclea all'ora di gioco sfiora addirittura il gol del possibile 4-3. La Regina però non molla e spinta da un pubblico commovente. Nel finale sfiora ancora il gol prima di trovarlo 2 minuti dalla fine con il neo entrato Tassi abile a ribadire in rete dopo un palo colpito da Tulissi. 4-3 e gara incredibilmente riaperta. Ci sarebbe ancora tutto il tempo per tentare l'impresa ma nonostante il forse in finale il miracolo stavolta non si materializza. Finisce 4-3 per le Aquile che sbancano il granillo dopo un'attesa lunga 60 anni mettendo nei guai Cevoli sollevato in sera dall'incarico. La sua avventura sulla panchina Amaranto finisce qui e finisce nel modo peggiore e al termine di un derby indimenticabile.